nuovo video della mia Christmas Challenge 2020. Io chiamo solo Christmas Challenge e basta perché non ci voglio fare troppo lunga. Allora, siamo qui uniti per non mi ricordo più quale video perché non li numero mai quando parlo perché poi non so quando li carico, quando li edito, quindi ho di evitare di creare dei problemi insieme anche a voi. Sì, se mi vedete che sembro rimbambita perché ho sonno, però va bene. Allora, praticamente mi manca la caffeina. Comunque sì, mi sono fatta le unghie. In qualche video vedrete che ho le unghie fatte così, altrimenti no. Ho deciso di farmele invece molto molto natalizie. Speriamo che mi durino fino a Natale. Io spero di sì. Sicuramente farò un ASMR prima che si deteriorino, perché voglio fare un ASMR. Devo fare anche degli ASMR tag. È un casino, insomma. Però voglio fare un ASMR natalizio proprio di come quello dell'anno scorso, sperando che qualcuno me lo caghi. E quindi volevo avere le unghie fatte bene, ma anche perché mi piace guardarmele. Andiamo avanti, allora. Ho rifatto questo video perché l'avevo già fatto, però l'ho diciamo cambiato perché non mi piaceva. Io già dovevo fare tanti video, poi mi metto pure a cambiarli. Ah, si chiamano i top e flop dei regali di Natale che ho ricevuto nella mia vita. Allora, cosa intendo? I regali più brutti e più belli che ho ricevuto. Allora, uno potrebbe dire, ma non è vero, Sara, i regali sono tutti belli. No, nel mio caso ci sono dei regali che sono stati orribili. Orribili! Non fatevi dei regali piuttosto. Allora, partiamo con la top 5. Quindi quelli più belli. Top 5 dei regali più belli mai ricevuti. Allora, io parto ovviamente da tutto l'arco della mia vita, o almeno da quanto mi ricordo di aver ricevuti. Allora, al quinto posto, per il regalo più bello che ho mai ricevuto per Natale, che ricevo ogni anno, sono i soldi. Sembra brutto dirsi, ma i soldi sono sempre belli da ricevere e mi fanno fare quello che voglio, quindi li metto sempre come al quinto posto, cioè non al primo perché voi vi spiegherò perché. Allora, mi piace sempre ricevere i soldi, però ovviamente per un anno li ho chiesti anche, cioè non è che li ho chiesti, ho spiegato la motivazione del perché volevo solo soldi, ho un buono perché volevo farmi il tatuaggio, ovvero il primo, quello che ho dietro la schiena, che non è che ho bisogno. Poi, un altro anno ancora, mi sono fatta questo, che l'anno scorso, l'altro anno ancora, l'anno scorso mi sono fatta questo, e anche qua ho chiesto a varie persone chi voleva ovviamente, ovviamente l'ho pagato meno di quanti soldi ho ricevuto, grazie a Dio, però comunque calcolo sempre che devo spendere soldi per comprarmi la crema, comprarmi la pellicola e altre cacchiate varie, però ovviamente vado per eccesso. Comunque, e anche l'anno scorso, appunto, l'anno scorso ho chiesto i soldi a chi poteva farmeli, se no, anche un lasciato pensierino di tipo. Quindi al quinto posto metto i soldi, così posso farmi quello che voglio. Quarto posto, il regalo più bello che ho ricevuto è stato. Devo metterli in ordine, quindi devo pensarci. Non è preparato, io non preparo mai i video. Se voi non l'avreste capito. Allora, è stato, se non sbaglio, una Smartbox. C'è stata una Smartbox che praticamente mi permetteva di fare diverse attività e praticamente non mi ricordo come l'ha regalato. Forse mia sorella era. Non mi ricordo perché tanti anni è passato. Penso mia sorella, ce l'avevamo regalata a vicenda forse, non mi ricordo. Comunque è stata una Smartbox ed era molto bella perché potevi fare varie attività come mangiare fuori, andare in spa, queste cose qua. È uno dei regali che mi piace di più, sinceramente. Però è stata carina. Diciamo che se ricevessi un buono per una spa preferirei, perché nella Smartbox ci sono alcune clausole un po' strane. Però è stato anche molto carino. Al terzo posto ho ricevuto a Natale. Penso che non perché non mi ricordo i regali, ma perché cerco di metterli in ordine di importanza. Non sto pensando. Al terzo posto. Sì, terzo, magari sì, al terzo posto. Sto pensando anche quando ero piccola, magari in generale. Terzo posto. È stato, se non sbaglio, il telefonino, il mio primo telefonino nuovo. Al terzo posto, sì. Io ogni anno, cioè ogni anno più o meno spacco il telefono. Quest'anno, ovviamente, per evitare di far spendere soldi ulteriori a mio padre, spero di lo resetterò, farò qualcosa perché non voglio spendere soldi. Quindi diciamo che sì, è stato telefonino, si è rotto pochi mesi prima, più o meno.
E a Natale l'ho cambiato. Però è stato il primo telefonino nuovo che avevo mai ricevuto, quindi ero molto contenta. Dove che gli altri erano tutti usati. E il primo cellulare nuovo che io abbia mai avuto, se non sbaglio, è stato un Motorola, quello che sapeva si chiudeva. Molto carino. È vissuto un anno. È che è caduto per terra. O nella vasca, non mi ricordo. Dettagli, tralasciamo i dettagli della mia vita. Poi, Nyumbashu. Allora, mi ricordo che c'è stato un regalo veramente bellissimo che aveva fatto una mia amica. Che se non sbaglio, era. Non mi ricordo che amica. Era una mia compagna di classe. Che se non sbaglio, ci conosciamo da tanti anni. Mi aveva regalato praticamente. Forse un disegno nostro di una gita che avevamo fatto in scolastica durante una, sì, una gita scolastica era con praticamente due diari abbinati così da poterci scrivere le cose che poi ci spiavamo a vicenda con i diari ma a dettagli insomma era una cosa abbastanza carina. Poi se non sbaglio c'erano anche dei braccialetti insieme quelli tipo dell'amicizia queste cose qua. Ovviamente questa mia amica non la sento mai più, non l'ho mai più sentita, poi vabbè pazienza, però è stato bello finché è durato. Io con i migliori amici siete problemi, però vabbè lo stesso. Regalo numero uno, in assoluto più bello che io abbia mai ricevuto, penso che sia stato per Natale. Penso che sia stato per Natale, perché la mia memoria è un po'... Dopo 27 anni, pensavo 60, 60 sarò rimbambita. È stato, se non mi sbaglio, forse sì, da mia madre. Sì, da mia madre. È stato, penso che sia stato per Natale, sì. Ah, il mio primo braccialetto componibile. Ah, potrebbe essere una stronzata, però è stato questo. Che c'è tutto rom ed è nato senza nulla, solo con il fiocco di neve. Questo qua. Che poi negli anni io ho aggiunto delle cose, il cornetto che me l'ha regalato mia madre, il sole che me l'ha regalato mia madre, questo che ci sono regalato mia sorella, lo Ying e lo Yang, questo che ha una lunga storia, il cuoricino, l'unico che ho dorato, che mi ha salvato la vita da una scossa elettrica, il cuore con la zampettina del cane, che è del mio primo cane, Etienne, e poi altri ciondoli che nel tempo sono scomparsi. È stato il mio primo braccialetto componibile perché poi l'altro invece me l'ha regalato mia mamma per il diploma. Quindi non c'entra un cazzo. E niente, quindi è stato il mio primo. Diciamo, aveva un'importanza per me. Perché comunque è stato il mio primo braccialetto componibile. Perché poi io man mano ci ho aggiunto i ciondoli. Anche se due o tre ciondoli li ho persi. Uno, ad esempio, me ne è rimasto metà. È una mano di Fatima che mi si è rotta. Però la lascio perché non so per quale motivo mi si è spaccata a metà. Gli altri poi man mano li metterò io. Adesso vedrò, magari quest'anno me ne comprerò uno. Tanto da Pietro Gioielli ne vengono carissimi. O potete prenderli anche da Gioielli, tanto la catena è la stessa. Solo che uno costa un po' di più, uno costa un po' di meno. E questa è la mia top 5 dei regali più belli. Andiamo avanti un po' più velocemente con la flop 5 dei regali più schifosi. Primo, allora, quinto posto, ho ricevuto. Allora, devo sempre ricordarmi se sono Natale o compleanno, però va bene lo stesso. Ce n'è proprio lo stesso, devo ricordarmi a Natale. Ho ricevuto un libro sull'obesità. Cioè, perché sono ex obesa, su come dimagrire. Al quarto posto ho ricevuto un libro su come smettere di fumare. Anche se poi ho smesso per i cazzi miei senza bisogno di quel libro orrendo che non l'ho mai letto. Al terzo posto dei regali più brutti ho ricevuto un regalo perennemente riciclato. Palesemente riciclato, che era praticamente un braccialetto di cinesi rotto dentro una scatola qualsiasi con delle saponette dell'albergo. Bello. Secondo posto, mi hanno regalato uno shampoo antiforfora formato famiglia per capelli grassi, molto carino. Come dire, lavati i capelli che fanno cagare. Grazie mille. Al primo posto per i regali più brutti mai ricevuti è stato praticamente, se non sbaglio,
Sto pensando perché non mi ricordo se era per Natale o per il compleanno, quindi non voglio fare confusione. È stato. Ah, una collana, ecco, una collana. Bruttissima, brutta, ma brutta. Che praticamente era piena di pietre. Brutte. Pesantissima, cioè forse c'era ancora qualche parte che non sono riuscita a darla a nessuno, veramente bruttissima. Pesante ed è enorme, tipo. Ho pensato di usarla addirittura per un ASMR, ma non so dove cazzo, dove l'abbia buttata. È veramente, veramente orribile. Poi ci sono dei regali anche più brutti, ma sono stati fatti per il compleanno. E niente, questi sono i miei regali orribili. Dimettetemi voi cosa avete ricevuto come regali orrendi. Ne ho ricevuti anche di più brutti, ragazzi, fidatevi. Però erano per il compleanno più che altro. Mi vogliono più male al compleanno che a Natale, dai. Ah, ce n'è anche un altro che ho ricevuto a Natale. Forse quello è stato il più brutto. Diciamo che c'è l'1 bis. Una coppiata di sciarpa e cappello di lana. Io sono allergica alla lana. E il colore più brutto che io non indosso mai è il grigio e il marrone. Era grigio. Ma il marrone c'è la mia sorella. Ovviamente ho dato a mia sorella tutto perché non posso portare né cappello né sciarpa in lana, se no mi gratto tutta. Tra l'altro questo regalo è stato fatto da alcuni dei miei parenti, quindi grazie perché mi volete bene. Spero che mi regalerete anche la bagna cauda così muoio, visto che sono allergica all'aglio. Prima o poi qualcuno mi regalerà una testa d'aglio per Natale. Niente. Dimmi voi sotto nei commenti se avete mai ricevuto regali bellissimi o regali bruttissimi. E niente. Io vi saluto e vi auguro buone feste. La prossima. Mi raccomando, mettete l'hashtag se volete Christmas Challenge. Ci vediamo in un prossimo video. Molto presto.